L'una dopo aver conosciuto la forza dei campioni d'Italia della Lazio Calcio 8, l'altra dopo aver trovato la prima storica vittoria in Serie A, si ritrovano a duello in questa serata dell'Empire per la settima giornata di Serie A della Lega Calcio 8 rispettivamente, Taverna dei 40 e Magnitudo Biquadro. Oggio sul proprio centravanti che è Montepaone. Poi si passa al centro da Bortoli, manca Merlonghi, asso a centrocampo della Taverna che si incunea comunque bene in area di rigore e va vicinissimo al palo. Lega Calcio 8 del servizio Fannercam, servizio che vedremo esposto anche con la tecnologia VAR a breve in Coppa Italia. Ma qui è un'altra storia, prova a scriverla, la Magnitudo Biquadro, sinistro da fuori ben parato, è stato Joyce Amici calcio d'angolo. Si arriccia proprio di fronte a Di Mauro, pur rischiando, anche in questo caso, con la salita dall'altra parte di D'Amico, che colleziona un altro cross per la Taverna dei 40, che dal limite calcia. Pallone alto sulla traversa di Anastasio, giocano bene le ali di Violini. Per la Taverna dei 40. Calcio d'angolo, Taverna dei 40 con tanti giocatori che arrivano in area, Sacchi lunghissimo sul secondo palo, ma l'inserimento che conta è quello sul primo. Di Montepaone, 1-0 Taverna dei 40. Fuori, c'è un dribbling che diventa un assist, un lungo velo, il cross ancora dal fondo, a rimorchio, grande azione, Bonifazzi deve salvarsi, due volte il portierone, ma non può, nulla. Sull'arrivo, da dietro, segna lui, dopo il rientro, cuore di capitano Matteo Costa, 1-1, Magnitudo Biquadro. Corpo alla grandissima, Montepaone che se ne va sulla destra, il cross dentro, al limite dell'area di rigore anche il tacco dall'altra parte, azione rugbistica, splendida, ed attendeva a sinistra Anastasio, 2-1 Taverna dei 40. Dell'area di rigore con la sfera allargata. Ancora per il gioco di gambe di Gieca, che si dimentica un po' i compagni, poi calcia, Bonifazzi ancora imperfetto, allora Gieca dal cross che transita, arriva ancora Costa ad un centimetro dal 2-2. I Violini ad intercambiarsi e scambiarsi il pallone a velocità siderale con Anastasio, alla fine ad intervenire in ultima battuta battendo imparabilmente Di Mauro, qui prova col tiro a giro, immediatamente la Magnitudo chiamando Bonifazzi al grande intervento. Il risultato è simile, tanta attenzione in difesa della Magnitudo e palla in calcio d'angolo. Ancora Sacchi, in costante proiezione offensiva il centralone di Violini col pallone in area di rigore che sarà stampato sulla traversa, ma aveva già fischiato Silvestroni, tutto fermo. In questo caso anche se la Magnitudo sulla seconda palla riesce ad attaccare bene. Corsi vorrebbe il lunghissimo cambio di gioco, lo trova dall'altro lato, dove arriva il destro da parte del numero 2 Brugnoli, alto ma bella azione. E permane ancora e comanda il parziale del primo tempo, Anastasio dentro! All'improvviso, su un rinvio, il rimpallo che ha liberato Anastasio ed è il gol del 3-1 della Taverna dei 40, lo segna Galderisi dando il corpo a Stolfi. Sacchi era in 2-1, la Magnitudo Biquadro continua a credersi ed è un po' più scollata la Taverna dei 40 qui in area di rigore. Attenzione, Amari Bonifazzi, che gran parata del portierone della Taverna dei 40. Guai peggiori, Luca Galderisi se l'ha presa con un avversario. C'è Barresi, servito Barresi, deve volare Di Mauro. L'area avversaria lo fa malamente crossando rasoterra. Poi Montepaone, che lì fuori attendeva. Un buono scambio verso il centro, Di Mauro buca ed è il gol del 4-1 della Taverna dei 40, che la chiude qui. Taverna dei 40, quando qualche goccia di pioggia inizia a scendere, per fortuna non rovinando l'integrale della gara che riusciremo comunque a trasmettere. Col tiro cross, col solito Sacchi sulla via, poi Costa che calcia, non lontano dal palo. Siglato il punto fondamentale delle 3-1 in apertura di ripresa. Brutto passaggio qui in avanti per i padroni di casa. Allora Costa sfida il suo omologo Ventre e poi Bonifazzi. Prima respinge male, poi viene graziato da un avversario.
Giuseppe, 2-4 quelli di Sandro Violini. E corrono ancora con D'Amico, che ha birra nelle gambe per attaccare. Bene, a destra, e crossare lunghissimo dove Di Mauro la smanaccia, ma la palla è ancora buona e diventa ottima per il 5-1 della Taverna dei 40. Ancora Anastasio, migliore in campo oggi. Un minuto più recupero, lo dice anche Violini dalla panchina su questo colpo di testa delle migliori in campo Anastasio. Da Costa che calcia e un altro tiro arriva poi, ma non c'è nulla da fare, ancora Bonifazi. Sacchi, l'allargo, poi Ventre a memoria. Gioca bene la Taverna dei 40, a dire il vero è anche un po' scollata la magnitudo. Ora la gara sta finendo, dal lato corto un altro cross e ancora Montepaone, 6-1. Triplice fischio di Silvestroni, la Taverna dei 40 stravince 6-1 contro la magnitudo B-quadro, probabilmente un punteggio troppo largo, ma continua a confermare quanto di buono fatto vedere nelle primissime di Lega la squadra di Violini. Dopo il primo successo cade di nuovo la magnitudo B-quadro di Simone Rossi.